Torna in campo questa sera la Bertrand Ertona nell'impegno europeo contro il Tofas, una sfida fondamentale per la qualificazione. Gli uomini di Ramondino affronteranno i turchi all'ultima spiaggia, al Pala Ferraris, alle 20:30. Dopo la vittoria in campionato col Trento, i Leoni sono chiamati a ripetersi in Champions, poi domenica nella trasferta contro la Virtus Bologna. Il basket alessandrino si sta facendo onore, anche con il buon percorso di Monferrato, vittorioso contro l'Urania Milano, e del Castelnuovo settore femminile, che domenica ha vinto in trasferta col San Giorgio. In Serie C c'è stato il riscatto della Blind Office Cuspo Alessandria, che ha compiuto l'impresa di battere il Tam Tam Basket Torino, superandolo in classifica. Si parla di impresa perché coach Alessandro Ponta doveva fare a meno di metà squadra: Davide Fassio, Faisal Yahya, Tommaso Rovina, Luca Grattarola, Matteo Lisini, Lorenzo Billi, con gli ultimi due in panchina per far numero. I padroni di casa partirono forte, poi nel secondo periodo entrambe le formazioni collezionarono parecchi errori in fase offensiva. Nel terzo quarto il Tam Tam riapriva la gara. Si è temuto il peggio nell'ultimo quarto, ma Mogni e Riva hanno tenuto a distanza i torinesi, che provarono a riaprire l'incontro, ma la Blind Office riprendeva subito a macinare punti. A 2 minuti dalla fine Rota portava 11 le lunghezze di distacco. I liberi di Piazzulla, Gallieri e Ricci fissavano il punteggio finale, 76-65. Questa domenica per fortuna siamo riusciti a portare la partita a casa. Dopo una sconfitta della scorsa settimana un po' amara perché all'intervallo eravamo comunque sopra di tanto, poi purtroppo stanchezze e poca velocità non ci hanno permesso di concluderla bene. Nonostante le difficoltà dei miei compagni, perché siamo con le rotazioni ancora corte, oggi abbiamo dato tutto, orgoglio e tanta voglia di dimostrare che comunque noi ci siamo e possiamo stare in campo tanto anche in questo campionato. Prossimo impegno, sabato 2 dicembre alle 20:15 al Pala Paietta di Biella contro la capolista Biella Next. Per quanto riguarda il settore giovanile, la squadra Scoiattoli dalla Cuspo Basket Academy ha partecipato al primo concentramento stagionale a Tortona. Una trentina di ragazzini, 2015-16, si sono sfidati in mini tempi di 4 contro 4.